Salve amici di TecnoAndroid, ben ritrovati in questa nuova recensione. Io sono Manuel e nello specifico parliamo di Panasonic 1235-2.8 per ovviamente mirrorless micro 4 terzi. Una cosa bella di Panasonic rispetto a Sony è che prende veramente sul serio il concetto di mirrorless, quindi di compatto, piccolo. Tutte le ottiche che io ho provato Panasonic sono tutte estremamente piccole. Guardate. Non parliamo di quei mattoni Canon o quei enormi obiettivi Sony. Qua parliamo di ottiche veramente piccole ma con tanta tanta qualità. E questo 1235 non è da meno, perché lo scopriamo subito dopo la sigla. L'obiettivo 1235 ha un diaframma minimo di 2.8 per tutto l'intero intervallo di zoom. Anche la lunghezza focale 1235 io la trovo pazzesca, anche perché su una Panasonic mirrorless micro 4 terzi col fattore di crop di 2x, ricordate? Abbiamo un 24-70, quindi un'ottica abbastanza standard nel settore fotografico o nel campo dei videomaker. Un'ottica che ci copre dal grand'angolo a un medio, insomma, un 70. Io non lo considero un teleobiettivo, però non è neanche appunto un grand'angolo, è un medio. 50, 60, 70 sono tutte focali che io reputo nella media e che sono anche molto interessanti. È stabilizzato e inoltre resiste alle basse temperature, alla polvere e agli schizzi. Mi è piaciuto particolarmente perché il diaframma 2.8 sopperisce alla carenza di luminosità di questa camera. Ovviamente una camera con un sensore micro 4 terzi non è una grande campionessa di luce, diciamo così, e quindi ottiche luminose sono proprio la base se volete avere un sistema Panasonic. Purtroppo è così, non parliamo di full frame, parliamo sempre neanche di APS-C ma di micro 4 terzi, quindi sensori ancora più piccoli che non lavorano bene con poca luce, quindi un'ottica 2.8 ci para un po' il culetto. Hanno inserito la funzione Nano Surface Coating, ovvero nitidezza ad ogni angolazione, che serve per eliminare tutti quei riflessi fastidiosi di luce quando fotografiamo soggetti con scarsa luminosità. Penso a una scena con i lumini nel periodo natalizio, per esempio. Il fatto che sia stabilizzato, torniamo un attimo alla stabilizzazione, ci permette nei video di non avere quel sistema, insomma, di vibrazione del nostro corpo, del nostro respiro, che tanto è fastidioso, soprattutto a 70 mm, ma in campo fotografico ci permette anche di avere scatti senza il micromosso. Quindi se noi abbiamo una camera, per esempio l'ho testato con la GX9, che è stabilizzata su 5 assi, più questo qua, insomma, che è stabilizzato, otteniamo risultati veramente soddisfacenti. Ma vediamo subito insieme la bontà di quest'ottica con una camera anche stabilizzata come la GX9 nel mio breve video test. La messa a fuoco è fulminea, è vero, dipende dalla camera in parte, ma anche dall'ottica, e devo dire che non ha mai sbagliato un colpo. Con il peaking della GX9, anche in manuale, mettere a fuoco è un gioco da ragazzi, soprattutto grazie all'ingrandimento digitale che ci permette di fare la camera per essere più precisi con la messa a fuoco. Come detto prima, non è un bel mattoncino come quelli Canon, che sono enormi, però la sua portabilità è veramente il punto forte. Inoltre ci viene fornito in una sacchetta con un paraluce, e questo non è da poco. Un sacco di case concorrenti non ce lo mettono più il paraluce, e ci danno anche una sacchetta che vedi Tamron, che io amo, nell'ottica che ho comprato di recente, che è il 28-75, non mi ha messo una sacchetta portalente. Vediamo subito ora invece qualche scatto sempre di prova che ho realizzato con quest'ottica, sempre con la GX9. Considerazioni finali: il prezzo di questo obiettivo è di 700 e passa euro su Amazon.
700 euro non sono pochi, però abbiamo un'ottica tuttofare con un diaframma 2.8 che ha un range focale, diciamo, perfetto, 24-70. È vero che è 12-35, ma sulla carta è un 24-70 e quindi è stabilizzato. Tutto questo a 700 euro, bah, non lo trovate facilmente, anche perché col fatto che è anche luminoso e voi serve per forza un obiettivo luminoso, se avete una mirrorless micro 4/3, diciamo che è indispensabile. Piuttosto risparmiate su altre cose, ma un'ottica decente è proprio la base se volete realizzare fotografie interessanti e video belli con un sistema micro 4/3. Voto 10, è perfetta, è un'ottica che mi è piaciuta tanto. Non sono un amante delle ottiche Panasonic, ma questa mi è piaciuta. Quindi io la straconsiglio a tutti i videomaker e fotografi che hanno un sistema Panasonic micro 4/3. Quindi, che dire, il video finisce qua. Un saluto da Manuel e dal suo 1235 f2.8. Vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto. Ovviamente vi lascio il link su Amazon di questo obiettivo, a condividere il video con i vostri amici e ovviamente attivate la campanellina delle notifiche così da non perdervi i nostri prossimi video. Ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!